appena arrivato è estratto dalla scatola il Mambo 12090, l'ultimo arrivato di casa Cecotec. Si tratta dell'evoluzione del Mambo 10090 che già avevo e vi avevo fatto vedere sul canale. Questo ha una caratteristica in più, che è questo display LCD, che è praticamente un touch come un tablet, quindi è estremamente evoluto e ha la caratteristica di poter memorizzare all'interno le ricette di cucina con tutti i passaggi ed è comodissimo. Vediamo subito che cosa ha in dotazione. Per prima cosa un set completo di manuali. Qua abbiamo i codici QR per scaricare l'applicazione per installarlo sul nostro smartphone. Qua abbiamo il ricettario completo in tutte le lingue. Guardate che meraviglia, è veramente molto molto corposo. Guardate che librone. Poi abbiamo una guida per quanto riguarda l'utilizzo dell'app. Questa è proprio dedicata alle app sia Android che iOS. E qui abbiamo invece una guida generica per l'utilizzo della macchina, quindi ci dà tutte le informazioni, le caratteristiche, quello che può fare e i consumi, eccetera. Quindi andiamo a vedere adesso gli strumenti. In questa versione arriva con una sola caraffa che ha innesto esattamente come l'altra. Qui abbiamo lo sgancio, vi faccio vedere come funziona. Qua, come l'altra versione, si tira giù questo, si alza questo qui, si ruota questo e voilà. Il nostro coperchio è aperto. Così ha delle chiaramente delle guarnizioni. Queste mi raccomando, tenetele pulite perché altrimenti si rovinano. E qui abbiamo il gancio impastatore che è montato in questo caso. Ma abbiamo, visto che questo è quello con una sola ciotola, anche la possibilità di montare l'altro strumento dalla parte bassa. Molto semplice, poi vi faccio vedere come si innesta questo. Poi abbiamo il contenitore per le cotture particolari, tipo ad esempio le uova, e qui abbiamo tutto il kit della vaporiera, compresi i cassettini, qua ce n'è uno un po' più piccolo e uno un po' più profondo, e poi la spatola per le lavorazioni come ad esempio la polenta, i risotti, eccetera, e una spatola per... Vediamo adesso come si cambia questo strumento. Come vedete qua c'è l'innesto, questo va semplicemente, va acchiappato, la parte interna, quindi afferrate questo in modo che non vi cada. Qui girate questi qua verso questo lato, lo estraete. Ecco fatto. Questa è la prima volta che viene tolto, quindi è un po' morbido, quindi si estrae il pezzo, eccolo qua. Si inserisce il supporto lama. Questo qua, come vedete, ha dei ganci. Vedete questi dentini che ci sono qui? Ok, ci sono anche qua dei denti, come vedete, c'è il segno e quindi va inserito in questo modo. Quindi si mette questo così, lo tenete da sotto, chiaramente. Aggiungiamo nuovamente questo così e stringiamo. Voilà. Ed è montato l'altro gancio. Quindi molto molto semplice. Bene, passiamo quindi all'accensione. Facciamo andare, ecco, come vedete subito compare la scritta Cecotec che si illumina il display. Qua probabilmente vedrete un po' di effetto refresh causato dal cellulare, ma vi assicuro che lo schermo è assolutamente stabile, è un effetto del cellulare. Un motto simpatico, Everybody Tech, bellissimo. E vediamo adesso la prima programmazione. Allora, qua Mambo, scritto in un corsivo molto simpatico. Allora, vediamo. Quindi qua ci fa scegliere la lingua, quindi selezioniamo italiano, avanti. Qua ci fa selezionare una nostra rete wifi, quindi in questo caso io vediamo un po' come si attiva, così. Quindi fa vedere le reti disponibili, probabilmente. Ecco qua, ci aggiorna le reti, infatti stanno comprendo diverse reti che sono nel condominio. E vabbè, a me questo onestamente non è che interessi tantissimo, però dai, proviamolo, facciamo anche la configurazione, quindi selezioniamo la mia rete e vediamo. Allora, si è connesso, andiamo avanti. Categoria, novità, ok, ecco che compaiono subito le informazioni. Allora qua ci dice aggiornare e io gli dico di aggiornarlo, quindi aggiorna ora, magari ci metterà anche delle ricette e così facciamo anche tutta la procedura. Intanto sta scaricando ed è piuttosto veloce, vabbè io qua ho la fibra quindi ci mette davvero poco, però è un
97-100%. Ok, installazione degli aggiornamenti. Allora, mi sembra molto semplificato rispetto alla versione precedente, che anche quella aveva la possibilità di utilizzare lo smartphone, ma hanno fatto un gran lavoro di ingegnerizzazione qui. Questo è avanti anni luce. Mi piace un sacco. Bellissimo. Allora, è partito così, quindi abbiamo già dessert e dolci, bambini. Sta facendo un reboot un attimo. Ok, abbastanza veloce. Allora, vediamo un po'. Qua ci vede da sere dolci. Questa è la bilancia, vero? Vediamo un po'. Coperchio chiuso. Per usare la bilancia bisogna aprire. Giusto, grande. Allora, vediamo da sere dolci. Entriamo. Quindi vediamo un po' cosa ci propone. La torta contessa. Vediamo se scorre anche. Sì, bellissimo, bellissimo. Mi piace un sacco. Vediamo la ricetta. Apriamone una a caso. Allora, questo è un plum cake e frutti di bosco. Vediamo come ce lo propone. Allora, ecco qua. Quindi ci dà la ricetta, come vedete ci sono gli ingredienti, 4 uova, 200 grammi, eccetera, i passaggi. Ok, vedete, qua i passaggi ci spiega che cosa mettere, quindi qua dobbiamo montare quella spazzola, quella frusta che abbiamo visto precedentemente, questa, infatti ce lo indica qui. Quindi ci dice posizionare la farfalla sulle lame, quelle che abbiamo montato adesso sono le lame, e poi qua introdurre 4 uova, 200 grammi di zucchero, quindi ci dà tutti i passaggi per eseguire la nostra ricetta. Quindi dobbiamo semplicemente fare queste cose, andare avanti e vedete qua c'è iniziare, vediamo un po'. Ok, attenzione, questo prodotto è progettato per funzionare sotto supervisione, chiaramente, quindi per i bambini, capito? Quindi asta la farfalla, vedete? Prima cosa, montare l'asta e quindi si monta questa. Vabbè, adesso interrompiamo perché tanto non ci interessa fare la ricetta, dobbiamo soltanto vedere le informazioni di base di questo Mambo nuova versione. E poi cosa abbiamo qua? Abbiamo la cottura manuale sotto, quindi queste sono le ricette, nel primo tasto. Vediamo, per interrompere suppongo che sia questo. Sei sicuro di voler finire di cucinare? Sì, termina la cottura, quindi ok, interrompiamo in questo modo, quindi c'è il tasto rosso per interrompere. Allora, qua abbiamo, come vi stavo dicendo, dunque le ricette, la cottura manuale, quindi andiamo su manuale. La cottura manuale chiaramente ci dà un tutorial eventualmente, se lo volessimo fare, noi lo saltiamo adesso. Se la presa ce la fa fare con il coperchio aperto, allora, quindi apriamo così. Ok, vediamo un po' la presa. Perfetto, ok, provo a metterci il peso della mano per sentire, guardate qua, bellissimo. Ok, quindi questa è per la tara, perfetto. Ok, quindi questo ce l'abbiamo. Turbo off, velocità 0. Ah, ok, questo è, vedete, con la ruota andiamo a spostarci, quindi questa è la temperatura. E qua impostiamo la temperatura, vedete, questo è il controllo, temperatura a 100 gradi, la portiamo su con la rotella, quindi 120 gradi arriva, ottimo quindi per la carne, per il ragù. La temperatura minima, vediamo un po' quant'è, raga, bellissimo, perché lavorando su, avete visto la temperatura minima? Temperatura minima è bassissima, quindi bellissimo anche per, ad esempio, il cioccolato potrebbe andare bene. Questa è la potenza calorifica, quindi sarebbe l'equivalente del fornello, quanto il fornello è aperto, se fiamma alta o fiamma bassa, giusto per intenderci. Vediamo, torniamo qua, e questa è la velocità. Quindi diciamo che si selezionano, quindi quello che ci serve, impostiamo così, una volta che abbiamo impostato diamo l'ok e parte. Ok, quindi lasciamo stare adesso questo, queste sono le impostazioni per quanto riguarda lingue, poi c'è il numero di assistenza della Cecotec, qua c'è anche l'email, con, poi sono altre caratteristiche tipo l'aggiornamento del Mambo, il collegamento dell'applicazione mobile che io non farò onestamente, non mi interessa, dimensione del testo, questo per chi ha problemi di vista chiaramente, e quindi torniamo al menu principale. Ok, mi piace molto, molto bello, è molto intuitivo rispetto all'altro, mi piace tantissimo. Niente, non ci rimane che andare a provarlo con delle ricette. Ditemi cosa ne pensate, secondo me questo è un buon robot, non è tanto ingombrante come vedete, è piccolino, diciamo che compete benissimo con quello di nota marca, che io non voglio citare in questo caso, ma costa un terzo.
Sposta un terzo e fa esattamente le stesse cose con una grafica pazzesca perché è veramente bellissima. Quindi niente, vi lascio in descrizione tutte le sue caratteristiche, il link per acquistarlo e chiaramente il mio codice sconto con cui avrete il 5% di sconto. Questa naturalmente non vuole essere una prova esaustiva, ma soltanto un avvio della macchina, il primo avvio appunto della macchina, la programmazione, il collegamento al wifi. E quindi le funzioni di base in modo che già abbiate un'idea. Per quanto riguarda invece la cucina e l'utilizzo in modo pratico, vedremo delle ricette con delle cose abbastanza comuni, ma vorrei provare anche a fare qualcosa come degli impasti, magari un risotto, ma poi vedremo. La fantasia ci dirà che cosa fare. Ragazzi, alla prossima e ciao ciao!